Total! E questo è Timeline, benvenute e benvenuti a Timeline. Oggi iniziamo così con la noia di Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024. E perché partiamo da lei? Perché c'è una novità, perché grazie a Stasera c'è Catalan, il programma di Alessandro Catalan, abbiamo scoperto che per fortuna Angelina Mango ha ritrovato la custodia che aveva perso, insomma la custodia del premio di Sanremo, quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Ma noi oggi, visto che partiamo con la noia, non ci annoieremo assolutamente, perché sta per arrivare da Mare Fuori. Sapete, Mare Fuori, la serie dei record, la serie fenomeno Rai, e sta per arrivare un'autentica star, colei che interpreta Teresa per la prima volta a Timeline. C'è lei, Ludovica Coscione, benvenuta. Che bella. Grazie accoglienza. Ludovica, grazie mille per essere qua. Grazie, anche perché l'invito. Come dicevamo prima, insomma, nel dietro le quinte, guarda qua, scorre un po' di tua Timeline. Vedi? Eccoci. Con tutto il cast. Insomma, davvero bellissime immagini. Insomma, vedrai che durante la puntata ne scorreranno un po'. Come dicevamo prima, insomma, durante Dietro le Quinte, oltre a Teresa c'è di più, perché c'è Ludovica Coscione. Oggi lo racconteremo, no? Sì. Assolutamente. Sì, sì. Allora, io vorrei partire con te dalla clip 1 e rivedere tutti i tuoi colleghi a Sanremo, perché ho visto che tu hai fatto una story in cui dicevi che eri molto emozionata, no, di vederli a Sanremo. Sì. Sanremo è terminato da poco, quindi vediamo, insomma, i tuoi colleghi all'opera a Sanremo? Li vediamo? Andiamo, vediamo. Vediamo. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Avete spalle sotto cielo, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Avete spalle sotto cielo, c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Vedevo che li guardavi emozionata. Emozionata, in realtà mi emoziona sempre questa cosa, ma perché a parte, come ci è capitato di dirci anche prima, è una serie in cui eravamo in pochissimi a credere. E noi cast, noi produzione, insomma, è stato un salto nel vuoto. Quindi vedere dove i nostri personaggi più che altro sono arrivati, vedere Matteo lì cantare la canzone a Sanremo che ha scritto fra le pause, tra una scena e l'altra, è super emozionante, è molto che bello. Da lì, da dove non ci credeva nessuno, a Sanremo, insomma, davvero una bella crescita, no? Sì. Anche perché ci sono dei numeri record da raccontare, Ludovica, tu lo sai, a parte, insomma, in TV sappiamo veramente, insomma, una share altissimo, 9%, insomma, veramente grandi risultati su Rai 2, ma ti faccio vedere, per esempio, con questa curva di Google, guarda, l'impennata dal mio tablet, lo dico alla regia, l'impennata, guarda, di ricerche proprio durante la messa in onda di Mare Fuori, cioè tutti cercavano Mare Fuori. E mi sono segnato questo dato, 12 milioni di visualizzazioni solo in un giorno su Rai Play, cioè solo quando è stata messa in anteprima su Rai Play. Pazzesco. 12 milioni di views, e lo ricordo, Mare Fuori, coproduzione Rai Fiction Picomedia. Come commenti questi numeri incredibili? A parte, io stimo le persone che riescono a fare la nottata e a restare svegli. Io ci ho provato, sono durata mezz'oretta più o meno. Ecco. E, no, penso sia veramente pazzesco, ma più che altro perché io sono una di quelle che tutt'oggi in realtà quando segue una serie, adesso con le piattaforme è un po' più facile, però anni fa seguivo delle serie e uscivano prima magari negli Stati Uniti e poi arrivavano in Italia, quindi io alle 3 del mattino mettevo la sveglia per guardarle in diretta e il giorno dopo andavo a scuola completamente rincoglionita, si può dire. Certo che si può dire, va bene. E quindi penso sia assurdo vedere come adesso c'è qualcuno che lo fa per noi, cioè veramente mi scalda il cuore e lo dico con tutta la gratitudine del mondo. Assolutamente, anche perché sui social veramente ci sono tantissimi commenti, migliaia, no? Tu ne riceverai tantissimi, perché davvero, insomma, a parte che se uno digita Mare Fuori sui motori di ricerca, devi sapere che guarda quali sono i risultati suggeriti, esce Mare Fuori 4 come primo suggerimento, poi Mare Fuori Teresa, il tuo personaggio, è il più cercato. Vedi, come giustifichi questa cosa? Come mai?
Ma in realtà io veramente non capisco. Spesso mi capita di incontrare delle persone, scambiare una chiacchiera e chiedere ma come mai? Anche qui un sacco di selfie, di video, di foto in studio, insomma, richiestissima. No, sono sempre sorpresa da questa cosa, perché comunque Teresa non è un personaggio principale, non lo è mai stato. Però c'è una frase che mi piace molto: non esistono piccoli ruoli ma piccoli attori. Quindi ho sempre dato l'anima per interpretarle. Vedere come sia riuscita a uscire fuori nel piccolo margine che avesse è speciale, secondo me. La vediamo, Teresa? La vogliamo vedere? Allora, abbiamo scelto una scena, secondo me, importante di questi primi episodi. Cioè, quando tu, ovvero Teresa, dici a Edoardo, cioè Matteo Paolillo, che salutiamo, che tra l'altro è stato proprio qui a Timeline l'anno scorso, dici di essere incinta. Lo vediamo? Difficilissima, sì. Clip 2, vediamo. Sono incinta. Beh, di qualcosa. Non mi chiedere se tu, perché è tuo, lo sai. No, non ci avevo pensato a sto fatto. E che hai pensato? Che sono troppo felice. Sai che vuol dire? Vuol dire tante cose. Ma una in particolare. Che saremo legati per sempre. Ma no. Cosa hai detto che non ti ho sentito? Psycho, sotto... saremo legati per sempre. Infatti sai che ti posso leggere un paio di commenti sui social? Ti prego, perché sì. Allora, in questo post su X, Alessia scrive: Teresa è l'unica che fa scelte peggiori delle mie. No? Cioè, concordo. Ma direi stupendo. Cioè, stupendo. Concordo. Oppure ancora, c'è chi scrive: Edoardo e Teresa non ce l'hanno fatta, ma non mollo la presa con Matteo Ludovica. Sai, ecco, che c'è tutto il gossip, no? Ma non voglio addentrarmi. No, addentriamoci un attimo, cioè? Perché io in diretta da New York, che sai che sono tornata, sì, adesso praticamente, leggevo e dicevo come si fa ad avere una visione così distorta della realtà, ma più che altro perché io ero a Sanremo, ovviamente per lavoro, e ho fatto una storia ai miei colleghi, ma soprattutto ai miei amici, perché ero veramente orgogliosa di loro. Sono scappata in aeroporto, sono partita per New York. Apri il telefono. Dove ho trovato il tempo di fare tutto quello che hanno detto, non lo so. Però, spieghiamo, insomma, al pubblico, c'è chi scrive, insomma, sono diversi articoli di gossip su internet che danno te e Matteo Paolillo, cioè Edoardo, come coppia nella vita reale. Quindi, insomma, lo spieghiamo così, insomma, tutti l'hanno capito. Io e Matteo siamo veramente tanto tanto amici. Con lui ho un rapporto veramente speciale, perché comunque abbiamo interpretato dei personaggi e delle scene di cui alcune erano le prime per entrambi, no? Come, certo, delle scene d'amore. Lì vediamo una foto infatti di voi due. Tra l'altro tu sei la protagonista del suo nuovo videoclip e della sua nuova, sì, canzone. Sì, sì, sì. Abbiamo questo legame veramente speciale e in realtà trovo sia anche molto dolce il fatto che la coppia sia piaciuta tanto da volerla forse nella vita reale. Certo. Trovo sia una cosa molto dolce da parte di chi ci segue, però siamo solo amici. Ok, quindi esclusiva a Timeline, abbiamo messo punto a questa storia. Ludovico Coscione e Matteo Paolillo non stanno insieme, non stanno insieme. Ok, così adesso tutti lo sanno. Allora, caro Ludovico, momento gioco. Momento, okay, quiz. Il mio preferito. Esatto, come sai, a Timeline con l'ospite c'è sempre il momento quiz. Sei pronta? Quindi possiamo dare il via alla musica da quiz tensiva. Ah. Senti un po' di tensione. Intensa. Questa volta il quiz è a tema mare fuori, ovviamente. Okay. Perché tu sei una delle protagoniste, ma chissà se sai tutto. Partiamo dalla prima domanda e ti chiedo: chi pugnala a morte Ciro Ricci? Filippo o Carmine? Filippo. Risposta corretta! Brava, quindi prima azzeccata. Seconda domanda: chi ordina a Opirucchio? Io sono bergamasco, insomma è difficile da pronunciare. Ma l'hai però detto bene, Opirucchio. Complimenti, Pirucchio. Bene. Di uccidere Mimmo, Edoardo, Carmine o Ciro? Edoardo, sto andando in crisi. Hai avuto un momento... Ciro è morto. Edoardo. Risposta corretta, grande. Poi terza domanda, per ora 2 su 2, brava, devo dire brava. E io un po' secchia, Tu secchiona, ma si vede. 25 anni, ma insomma, molto secchiona. Terza domanda: di dove è originaria Viola? E le tre opzioni sono Bologna, Milano o Torino?
Torino. Brava! Risposta corretta. Oh, le sai tutte. Sembri quasi una delle protagoniste. Potresti fare la protagonista. Sembra quasi che abbia studiato. Sembra quasi che lavori nella serie. E poi, allora, quarta domanda. Quindi andiamo sui soprannomi, che sono, okay, sono sempre comunque facili. Comunque tricky queste domande, eh? Complimenti, perché sono tricky queste domande, sono un po'... Siamo andati sullo specifico, hai visto? Siamo andati sullo specifico. Allora, qua andiamo sui soprannomi, ok? Sei ferrata sui soprannomi dei personaggi? Allora, io ho scoperto solamente l'anno scorso che Pirucchio voleva dire Pidocchio e sono napoletana, quindi non sono così ferrata sui soprannomi. Guarda di chi parliamo, parliamo di lui. Mm. Il soprannome di Carmine di Salvo è Occhiattillo. O Piecuro? Sì. Piecuro. Piecuro, da bergamasco. O Pirucchio? Piecuro. Brava! Risposta corretta. E Piecuro cosa vuol dire? Allora, Piecuro, pecora. Se si può dire, ok. Sì, no. Avevo paura. Okay. Immagini. No, pecora è proprio perché è ripreso da una scena fra Giacomo Giorgio, quindi Ciro, e Massimiliano Caiazzo, e in cui si parla di... questo gioco di ruoli, no? Fra lupi, pecore, il più forte, il più debole. Ah, ok. E Massimiliano Carmine dice: io sono fiero di essere una pecora in mezzo ai lupi. Quindi... da lì Opiecuro. Sì, l'ho pronunciato bene bello. Adesso, Opiecuro. Opiecuro. Opiecuro, bene. Ultima domanda. Oh, l'abbiamo fatta specifiche, me le stai azzeccando tutte, eh? Molto bene, allora. Ultima domanda è questa, ed è... chi è Tyson? Tyson è il cane di Pino... oppure Tyson è il fratello di Pino? Oppure Tyson è il migliore amico di Pino? Allora, la risposta corretta immagino sia il cane di Pino. Ma, se vogliamo andare nello specifico, è anche il migliore amico di Pino. Quindi dai, due sono giuste. Ah, tu dici perché il cane Accendo è il migliore cane, amico. Però, sì, però la risposta lui lo corretta, dice sempre. Brava! Oh, bravissima, 5 su 5, sei la prima ospite che porta a casa 5 su 5. Però te l'abbiamo fatta facile, dai. Cioè, oddio, erano dettagliate. Beh, erano molto studiate in realtà, quindi belle, mi sono divertita. Brava, bravissima. Insomma, quiz superato, bravissima Ludovica. E come dicevo prima, mi piace raccontare anche la tua storia, no? Perché, insomma, tutti, il grande pubblico ti conosce come Teresa di Mare Fuori, abbiamo visto anche prima il video, però tu sei Ludovica Coscione, no? Quindi oltre a Teresa c'è Ludovica. E chi è Ludovica? Per raccontare anche proprio al pubblico, no? Chi sei? Quali sono anche i tuoi sogni, no? 25 anni. Allora, oddio, 25 anni. Non la vivo bene, questo momento. Ma ne ho 31, dai, ne ho 31 io, quindi sono più grande. E, chi è Ludovica? Allora, sicuramente un acquario. Cioè, io baso la mia intera personalità sul mio segno zodiacale. Un acquario ascendente pesci. E quindi che cosa vuol dire? Sicuramente una grande sognatrice. Io sono una che... sta coi piedi per terra, ma con la testa completamente fra le nuvole. E anche molto sensibile. Devo dire, sono molto sensibile alle cose tangibili. Quindi questo forma sicuramente certo. Tutta la mia personalità. E probabilmente non potrei fare neanche questo lavoro se non avessi questa percezione della vita, ecco. E è una persona, Ludovica, sono una persona testarda, wow. Polemica, ho anche dei difetti. Polemica? Sì. Polemica? Ah, beh, ti fa onore dire che sei polemica. Sono però oggi non hai portato polemica. Nessuna polemica, mi sembra. No, oggi no. Oggi no. Oddio, dipende. Oggi ti va bene tutto? No. E, allora, col tempo sicuramente ho smussato un po' questo lato, nel senso ho imparato a scegliere quali sono le battaglie da affrontare. Ah. Quindi sicuramente ho smussato un po' questa cosa. Però sì, io sono molto polemica. Ed è una skill che ho imparato soprattutto all'università. Non tanto l'essere polemica quanto l'essere in grado di rigirarmi la frittata, si dice, no? Mediare. Perché se non sapevo una risposta, dovevo comunque portare l'esame a casa, quindi me la giravo un pochino, insomma. E sì, e un clown. Ultimamente il termine con cui mi definisco di più è clown. Cioè? Perché, ecco, proprio questa settimana a New York ero lì con la mia manager che diceva: tu sei pazzo, tu sei un clown. Perché in realtà sono una ragazza piena di vita, cioè io sono proprio... Che bello. Ho tanta fame di vita, di cogliere i momenti, ho imparato, sto imparando ancora in realtà a vivere nel presente e quello che cerco di fare è sempre di portare un po' di luce e positività. Quindi no, non anche è facendo il clown quando serve. Però ho scoperto che forse quello che più mi piace è riuscire a... data la mia empatia e l'avvertire veramente lo stato d'animo delle persone, di riuscire poi un po' a risollevarle.
Che bello. Certo, se facessi questa cosa anche con me stessa ogni tanto. Però magari facendo del bene agli altri, poi magari ti ritorna, no? Come sì. Cantano i New Radicals nella loro canzone, you get what you give, cioè ricevi ciò che dai. Quindi secondo me dando tanto, poi magari ricevi, no? Sì, magari spera, sì, però spera. Ecco, è bello anche dare, senza assolutamente aspettare. Assolutamente. Niente. E parlavamo appunto adesso della tua carriera, no? E appunto anche di chi è Ludovica Coscione. Come dicevo prima, venendo qua, tantissime foto, selfie, no? Perché insomma tutti ti riconoscono per questa serie dei record. Che approccio hai verso questa popolarità che è esplosa? Nel senso, un giorno vorresti affrancarti da Teresa o ti piace essere riconosciuta in quanto Teresa? Perché insomma ognuno ha il proprio approccio, no? Quando diventa così famoso per un personaggio, tu come ti comporti da questo punto di vista? Allora, a me non dispiace assolutamente essere chiamata anche Teresa, perché ormai mi chiamano così e probabilmente mi giro più se per sento Teresa. Teresa che Ludovica. Sai che ero a Sanremo con Vincenzo Ferrera, lo chiamavano Beppe. Ecco. Ah, Beppe, lui si girava. Perché ci giriamo, perché ormai sì, è il nostro nome. In realtà no, non sarebbe sciocco volersi discostare, secondo me, da un personaggio che ha fatto sì che io potessi fare ciò che amo, potessi fare questo lavoro. E sicuramente spero ci sia una crescita, un'evoluzione. Ecco, poi il bello di essere un'attrice è proprio la dinamicità. Quindi forse interpretare sempre lo stesso personaggio, certo, farebbe mancare quel brio che io cerco nella mia vita. Però io voglio molto bene a Teresa. Che bello. Quindi... Ma quindi, siamo così, senza proprio fare spoiler, o forse sì, che futuro attende a Teresa? Ah, questo ti rispondo, non lo so, ma perché veramente non lo so. Perché veramente non lo sapete. Nel senso che, ecco, sono uscite le puntate, non tutti le hanno ancora viste. È tra vero? Cui me. Perché quindi... su Rai Play ci sono tutte, sì, mentre in TV sono tota stanno settimana. Stanno iniziando ad andare in onda adesso. E diciamo che... Secondo me c'è stata la chiusura di un cerchio. Però insomma i nostri sceneggiatori sono così bravi che bravissimi, riescono poi sempre a creare storie nuove partendo dagli stessi personaggi, quindi chissà. Quindi chissà cosa attende Teresa insomma nei prossimi sviluppi, sì, giusto? A me piacerebbe insomma lasciarla andare così, però... Non si sa mai. Lasciala andare così cosa vuol dire? Che secondo me c'è stato un grosso cambiamento in Teresa in questa stagione e ha affrontato molte dinamiche in una maniera diversa rispetto a quella con cui le aveva affrontate prima. Quindi vorresti che continuasse così? La lascerei andare probabilmente adesso. Credo che abbia fatto l'esperienza cioè che... Cioè tu dici che dovrebbe terminare con Mare Fuori 4? Forse sì. I tuoi fan in questo momento all'ascolto si stanno tipo spegnendo tutte le cose. Sono nel dramma più totale. Va bene, vedremo cosa accadrà. E io ti ringrazio. Grazie Ludovica Coscione per essere stata qui a Timeline. Davvero ti auguro il meglio perché ti meriti il meglio. Grazie mille. Davvero, sei fortissima. E noi, sentendo la noia di Angelina Mango che ci riaccompagna insomma in questo finale di puntata e il suo total, ci vediamo domenica prossima con Timeline, sempre qui su Rai 3. Grazie a tutti e a tutti. Tanta gente nelle cose vede.